benvenuti all'incontro con uno degli ospiti della sezione di Europe Now, Patrice Toye, che è qui con suo marito, che è direttore della fotografia di tutti i suoi film, all your movies, ok? Richard von Astraut, is it right? Più o meno, ok? Quindi se volete approfittarne per fare domande non solo a Patrice, ma anche, insomma, alla persona che lei ha detto anche ieri sera considera altrettanto autore dei suoi film quanto lei. Se avete visto un po' i film di Patrice in questi giorni, magari avete qualche curiosità, magari durante questa chiacchierata affronteremo un po' di temi, un po' di curiosità, perciò fatevi avanti, questo è un dialogo aperto, alzate la mano e potete chiederle quello che volete. Non so se vuoi... So just briefly, she was introducing you both, you know your introductions. we will start talk together, and then if the people they want to see your movies and maybe they have questions and they can ask questions. It's an open mic. So, okay, very good. Okay. Grazie. Comincerei proprio dall'inizio, cioè dal fatto che sei stata una delle primissime registe donne fiamminghe nelle Fiandre, quando ancora non c'erano figure di questo tipo. Quindi cosa ha significato, con che coraggio e con che ispirazione hai deciso di affrontare questo mestiere quando non c'era letteralmente nessun modello da seguire ancora di regista donna in quell'industria? So you were saying yesterday night also that you were one of the first women in the Flemish area to start directing. I was the first one. Yes. What was your inspiration and the courage with which you started this work that nobody, you had no models there. So how did you start? I think it started when I was like a child. I never went to movies, but I had a lot of imagination, and I lived a little bit in my own world. And for example, Rosie is not autobiographical, but I also had an imaginary friend. Allora, diciamo che è cominciato tutto quando ero bambina. Non andavo al cinema, però avevo moltissima fantasia. Vivevo un po' in un mio mondo, tanto è vero che il film Rosie, probabilmente qualcuno di voi l'ha visto, non dico che sia autobiografico, però anch'io avevo un amico immaginario quando ero piccola. So I didn't like the real world, I like to invent my own world, because you are a little bit God when you are in a fantasy. You can make happen what you want, and in real life you can't. Allora, non mi piaceva stare nel mondo reale, mi piaceva stare molto nel mio mondo e creare il mio mondo, anche perché quando sei nel tuo mondo sei un po' Dio e puoi fare succedere quello che vuoi. And then two things came together, because it's a really personal, but I had to go to my father this Wednesday afternoon, and I didn't want to do that. So, and when I went to art school in Wednesday's afternoon, the whole afternoon, so I didn't have to go to him. Allora, poi sono, diciamo che è successa una cosa casuale, che io il mercoledì pomeriggio in teoria dovevo andare da mio padre e non avevo nessuna voglia di andarci, e quando ho cominciato a fare la scuola d'arte non ho più dovuto andare da mio padre, quindi quella è stata un'ottima scusa. Because we're divorced, of course. And there I did Voordracht, which is like a reading poetry. I did acting, but I was not so interested in acting. I was like more of a little director with the actors. And actually my teacher there said, I think you maybe should consider becoming a director of a metteur en scène. And so actually it happened that I went to try to become
a filmmaker, because of course when I got a little bit older, there were movies I was really like, wow, I found fantastic. And then I was only 18, I went to the school in Brussels. They were quite severe how many people they took in the film school. And there was a man standing there who was also trying to enter the film school. And that's my man now. Allora, dunque, l'episodio che raccontavo prima relativo a mio padre è chiaramente perché i miei genitori erano divorziati. Allora, quando ho cominciato ad andare alla scuola d'arte, diciamo che ho fatto tutto quello che uno prova a fare alla scuola d'arte, quindi ho fatto un po' di poesia, ho fatto un po' di recitazione, ma diciamo che la recitazione non era del tutto adatta a me. Io anche quando recitavo mi ritrovavo a fare un po' a dirigere un po' gli attori, e c'è stato un insegnante a un certo punto che mi ha detto: ma forse tu dovessi provare a fare la regista, non l'attrice. E quindi è successo pian piano che ho provato a diventare regista, anche perché poi pian piano ho cominciato a vedere tanti film che mi hanno appassionato moltissimo, e quindi ho preso quella direzione. Nel frattempo è successo che avevo solo 18 anni, ero a Bruxelles, e per entrare alla scuola di cinema c'era una selezione molto rigida, e a fare quella selezione accanto a me c'era un ragazzo che faceva anche lui la selezione, e adesso è mio marito, per cui è successo anche questo. So I didn't look very far, but we are together more than 30 years now, so but then, of course, this is a very long answer to your real question, and it's just that I like to tell stories. I wanted to tell stories, and I love literature, but I have so much respect for literature that I never thought I would become a good writer. But cinema, you can collaborate with a lot of people to make it become an art, and I like working together with people. Allora, quindi, insomma, per conoscere mio marito non sono dovuta andare molto lontano, e siamo insieme da più di 30 anni. Comunque, per tornare alla domanda originaria, io alla fine sono arrivata a fare questo mestiere perché mi piace raccontare storie. Ho un enorme amore, un enorme rispetto per la letteratura, però forse ne ho un tale rispetto che ho pensato di non poter mai diventare una buona scrittrice, e allora ho pensato che la cosa più vicina potesse essere il cinema per raccontare delle storie, anche perché nel cinema si può collaborare con tanta gente per farlo diventare veramente una bella espressione artistica, e a me piace moltissimo collaborare con le persone e creare arte insieme. Yeah, and then we made Rosie, and Rosie has won an award here in Bergamo, but the way to make it was sometimes really difficult, because I felt that on the film set, I remember that well, that many of the men on the film set was really masculine and macho, and they were really not used to getting an order from a woman. They were like, she's an assistant, no? Where's the real director? It was really other days. There's a lot of change than when we started. And I actually, it's really thanks to Richard, who was not like that, and who really took me serious, because in the beginning I felt they were like, yeah, maybe you can, it's true, no? Beh, comunque, quando abbiamo fatto Rosie, che è stato il mio primo film vero e proprio, che tra l'altro ha vinto un premio qui a Bergamo, e in effetti è stato abbastanza difficile inizialmente lavorare sul set, perché il set era un ambiente estremamente maschilista, dove c'erano tante persone, tanti uomini anche a lavorare, che non erano abituati a prendere ordine da una donna. Normalmente le donne facevano eventualmente le assistenti, non erano registe. E diciamo che era proprio altri tempi rispetto ad adesso, e diciamo che questo mi ha aiutato moltissimo, anche il fatto che ci fosse Richard, che mi ha preso sul serio fin dall'inizio, quindi mi ha aiutato a superare questo ostacolo. And a lot of them changed their mind when the film was finished,
But for me it was too late. I never forgot and I never worked with them again. E molte persone che hanno lavorato con me a Rosie hanno cambiato modo di fare, modo di e atteggiamento anche alla fine del film, però io devo dire che non me lo sono dimenticato e non ho più voluto lavorare con loro. Intanto approfitto delle campane per ricordare anche a chi è arrivato da poco che potete anche voi fare domande a Patrice, potete alzare la mano e dialogare con lei, insomma è qua per incontrare voi il pubblico di Bergamo Film Meeting, quindi fatevi avanti. Intanto grazie per averci raccontato un po' di questo mondo che temo non sia così tanto cambiato ancora, però insomma speriamo di sì. E prima parlavi del fatto che da bambina appunto ti piaceva pensare a un mondo immaginario, a un mondo diverso da quello reale. Credo che questo ci sia in molti dei tuoi personaggi, da Rosie alle protagoniste di Little Black Spiders che magari qualcuno qui ha appena visto, ma anche il protagonista di Nowhere Man per esempio inventa completamente un'altra vita. Volevo chiederti perché è così importante per te questo tema e magari anche insieme a Richard come lavorate per dare vita nel film a un mondo di fantasia, perché riusciamo sempre a vedere un po' con gli occhi dei personaggi. So thank you for all you told us about your experience. I hope that this world has changed, but yes. Maybe not too much, but not enough. Let's hope so. But what we will let you know is in many of your films, and you said it before, that it's important for you to you always had a lot of imagination, and it's important for you to create a different world, another world. We see it in many of your characters, in Rosie, in Nowhere Man, in also in Little Black Spiders, that maybe the people have just seen. So how do you work on this imaginative fantasy wars, and how do you manage to make people enter your characters in order to see the world through their eyes? And also, how do you work with Richard to create these fantasy wars? Mm-hmm. Maybe to start with how we work is that I direct the actors, I write the story together with someone or coming from a book, or it's different, being different. And Richard is really he's my eye, because through all the years we know what we like, and I have learned a lot, especially because in the beginning sometimes when I look at something I think, oh, I cannot look at it anymore. I'm like, but I think many directors are like critical to their own work, but I think you learn through the time to become more simple and more pure, and Richard helped me a lot with that, because sometimes I think I need a lot to tell something, and he's very much into less is more, and he's the real he's the quality of the images. I have a lot to thank him, because he's the real, I think I know, but... Translator. Yes, you do. No, I'm the translator. What she wants to do, that I can translate it into film. Yeah, okay. Sorry. Okay. Allora, innanzitutto diciamo su come lavorare insieme. In genere io lavoro attorno alla storia, creo la storia insieme, magari basata su un libro oppure basata su una sceneggiatura di qualcuno, e lavoro con gli attori. Ma Richard in un certo senso è il mio occhio, perché ormai nel lavorare insieme da tanti anni abbiamo imparato effettivamente quello che ci piace, e lui è bravo ad aiutarmi, per esempio, ad asciugare moltissimo in quello che io vorrei mettere. Io magari vorrei mettere tantissime cose nel film, lui invece lavora sul asciugare le immagini e sulla qualità delle immagini, quindi è meglio meno immagini e meno cose, ma migliori, che una quantità enorme di informazioni e di immagini. Abbiamo imparato nel corso del tempo moltissimo gli uni dagli altri, e anche con il lavoro, nel senso, prima guardavo
spesso si è critici verso il proprio lavoro del passato. Prima riguardavo il mio film e mi sono detto, oddio, questo non può essere un mio film, ma ci si rende conto appunto nel corso del tempo che tante cose si imparano insieme, e ho imparato anche grazie a lui ad essere più semplice, più pura. Lui, diciamo, come ha detto lei e come ha detto anche lui, praticamente traduce in immagini le sue idee. It's for me not to, imagination is a way to escape. It is a way to survive, but it's also a trap. I think what in most of my stories is all subjective. I don't believe in objectivity, and it's really about a person and how he feels the reality is, and that's more important to me than the actual reality. And of course, you grow in that, and I think all my stories are about existence and. Or not wanting to be who you are, or having to accept who you are, or not wanting to be who you are, or wanting to become someone else, is always a variation of this. Okay. Allora, la fantasia per me è un mezzo per fuggire dalla realtà, è un mezzo per sopravvivere, talvolta è anche una trappola. Però diciamo che il mio punto di vista, se pensate ai miei film, se vedete i miei film, il mio punto di vista in genere è sempre il punto di vista soggettivo di un personaggio. Io in un certo senso credo poco nell'obiettività e mi interessa la soggettività del personaggio, e quindi fare vedere come quella persona che io individuo in quel momento vede la realtà. E quindi i miei film raccontano delle storie di persone che, come dire, vivono la loro esistenza nel trovarsi in situazioni in cui o non vogliono essere quello che sono, o devono accettare di essere come sono ma vorrebbero essere diverse, oppure si sforzano di cambiare, però è sempre il loro occhio soggettivo, e mi interessa molto più quello della realtà in un certo senso vera e obiettiva. Yes. Grazie. Dicevi prima che tu ti occupi soprattutto di dirigere gli attori. Allora, una domanda che volevo fare è: molti dei tuoi film hanno per protagonisti attori giovanissimi, bambini o preadolescenti, da Rosie a La Monde Maman, a Wanted Man, anche in Tench c'è una bambina molto piccola. E volevo sapere come lavori con questi attori giovanissimi, questi attori bambini, perché i tuoi film sembrano avere un grande rispetto verso di loro e non trattarli come... cioè riescono a mettere la macchina da presa alla loro altezza. E se volete aggiungere anche qualcosa di tecnico, perché trovo che sia ancora più difficile con una regia così vicina, perché ci sono molti primissimi piani nel vostro cinema, quindi penso che per un attore molto giovane sia ancora più difficile avendo la macchina da presa vicina addosso. So you were talking about your work with the actors. In many of your films we have very very young actors, so we would like to know how you work with these young actors, because you always show us in your films a very big respect for them. You show it, we see it in your films. And so how do you manage to put your camera at the height of a child? And also on a technical level, because in your films we see many close-ups, very, very close-ups. And I think for a kid, for a young actor, that might be quite difficult. So how do you work with them? I think it's very easy. of course, it starts with a good casting. I take a long time, or I see it immediately. So finding someone with whom you have a good feeling is very important. Then it's a question of getting to know each other and trust one another. And I think the
the big difference, there is now maybe a big difference, but to me, it's another person. It's not like a smaller, or I think, I don't believe in that a child is like less innocent than grown-ups are, or we are, I treat them equal, and I find it easy to step in their world, and maybe I find a way to make them step in my world, and I think there's the little bit of magic, but I think the I have a sense for credibility. If I see somebody, an actor who's lying, I hate it. And then there's of course how we work with Richard. Sometimes we don't say action. We sort of already start rolling, and maybe you can help. Yeah. Is it, you want to? Yeah, no, go on. What we also do is, so we do castings, most of them together. Mm-hmm. So I step in a bit later maybe, and then we choose maybe one or maybe more when they're really little children, then you never know where it goes to. But so we connect a lot. So and it's, what we also do then is we start shooting those castings. That's what I do then, with a small camera, and then you go closer and closer with a machine, but it's like a still camera. Mm-hmm. So really, I have some. In the end, I put the camera like there, okay. And you do that a couple of times, and then they get used to me, and there's a small thingy in between, mm-hmm. and then the real camera on the set is a bit bigger, but it's the same. Okay. And we do a lot of rehearsal. But never the real scene. Something else, but with the same feeling. Sometimes a scene from an existing film, or we do some kind of improvisations. And so they really get so used to me, to Richard, to it becomes a playground. Okay. We do have. I think it's important that they know that they're not themselves when they enter in the film, because that is helps them. That, for example, in my last film, it would not be good for Julia to think that this is happening to Julia. It's very important for her to know that this is happening to the girl in the film. So that even if then they go, they use their imagination, and for them reality and things are sort of easy to go one in the other. They do know that they are playing someone. Allora, per me, no problem. Allora, per me in realtà è molto facile lavorare con questi attori giovani, innanzitutto perché li tratto come qualsiasi persona, come qualsiasi attore, cioè come gli attori adulti, e non è che li ritenga diversi dagli altri. Faccio dei lunghi casting, diciamo, nel casting o mi capita proprio il colpo di fulmine immediato, quindi trovare proprio la persona con cui, il bambino, il ragazzino con cui mi trovo subito bene, oppure faccio veramente, vado avanti per parecchio tempo e a un certo punto subentra anche Richard nel casting. E normalmente facciamo il casting con alcuni ipotetici e possibili personaggi, e anche tecnicamente cominciamo con loro a girare. Richard subentra con la telecamera, con una telecamera piccola, tipo una telecamera come quella, una telecamera anche proprio di quelle manuali piccoline, e si avvicina sempre di più pian piano ai bambini, ma chiacchieriamo, facciamo delle cose di improvvisazione. È la cosa importantissima che c'è per noi all'inizio è quella di creare un contatto con questi attori giovani, perché è il modo per riuscire a capirci a vicenda. In quel modo, nel creare una connessione fra di noi,
Io riesco, noi riusciamo ad entrare nel loro mondo e loro entrano nel nostro, e quello è il modo in cui dopo riusciamo a lavorare bene. Quindi Richard in questo modo si avvicina sempre di più con la telecamera finché non gli arriva proprio di fianco alla faccia, appare un vero e proprio primo piano, e a quel punto la telecamera che magari ha usato nel casting, dopo, durante il film, diventa una telecamera chiaramente più grande, ma per loro a quel punto non c'è più la differenza. L'altra cosa molto importante è che è chiaro che si crea un qualche cosa di magico, però praticamente nel momento in cui abbiamo creato questo rapporto fra di noi, il set diventa un po' una sorta di parco giochi per questi bambini, per questi ragazzini. E facciamo moltissime prove. Facciamo prove che non sono relative al film, facciamo prove che possono essere improvvisazioni, oppure facciamo prove su scene di altri film, ma mai le vere e proprie scene del film. Durante il film, quando cominciamo a girare, talvolta noi cominciamo a girare e pian piano le scene vengono fuori. Non c'è mai nel nostro modo di girare un momento in cui si dice silenzio, azione. Noi cominciamo a girare, pian piano le scene vengono e poi montiamo, dopo andiamo in montaggio. E l'altra cosa molto importante in questo rapporto, soprattutto con gli attori più giovani, è il fatto che viene messo in chiaro e facciamo capire subito a questi attori che loro comunque interpretano un personaggio, ed è importantissimo che quindi anche loro entrino in questo mondo di fantasia, in questo mondo che non è reale, perché per alcuni di loro, per esempio, se qualcuno ha visto il mio ultimo film Tench, che è stato mostrato ieri sera, per la bambina protagonista del film, Julie, sarebbe per una bambina sapere di dover subire quello che succede nel film sarebbe una cosa pesantissima, mentre è importantissimo sapere che lei sta interpretando una parte, sta interpretando un personaggio, e quindi quello che lei sta facendo è una cosa di fantasia. Questa è una cosa estremamente importante quando creiamo questo rapporto con i nostri attori, soprattutto i più giovani. The most important is to treat them equal, and that they, we don't talk down to them, and then they, I give them freedom, because they never one take is the same. They change words, they change. Sometimes I don't even say all dialogues. I talk to them about the situation, and then it helps because the professional actors. Have to stay like vivid because they will surprise, and I love it because I get a lot of gifts from them. They come with better things than I ever wrote. Allora, io la cosa a cui tengo soprattutto è cercare di trattarli sempre appunto come dei pari, cioè non è che io li tratti come se fossero dei bambini a cui bisogna insegnare appunto le cose. Lascio moltissima libertà, tanto è vero che un take è diverso, è sempre diverso dagli altri. Io gli racconto la situazione ma non gli imbocco mai le parole, quindi magari in una ripresa viene fuori con un dialogo fatto in un certo modo, quella successiva con un dialogo un po' diverso. Però questo è una cosa che mi porta anche talvolta delle sorprese bellissime. Io imparo moltissimo da loro durante mentre giriamo i film. Mi hanno fatto dei grandi regali nel corso della mia carriera. It's very strange, but I have a relationship with them, and like I work a lot on it. We go to the zoo, we do things to really get to know each other. But then Richard also has a different relation with them, because sometimes they laugh at me, they too, the actor Richard again. So it's really a lot is not said, but trust, mm-hmm. So important. La cosa fondamentale è che proprio si crea un rapporto di fiducia, e noi creiamo appunto anche tutto questo rapporto collaterale. Per esempio, magari prendiamo i bambini e andiamo allo zoo insieme, e quindi proprio creiamo una sorta di famiglia, e loro creano un bel rapporto con me, ma hanno un medesimo rapporto con Richard, che però è completamente diverso, nel senso che talvolta li ritrovo magari che ridono di me alle mie spalle con Richard. Perché con lui hanno un rapporto altrettanto stretto ma completamente diverso, e questo è proprio questo rapporto di fiducia che si crea sul set. Grazie, penso si veda molto bene nei film questo. C'è qualche domanda dal pubblico? Qualcuno vuole chiedere qualcosa o
Sì, sì, basta, ce ne sono due, facciamo... Sì, sì. Non so se c'è un microfono o se... Se parlo così... Se parli così, se parli forte ti sento e traduco. Cioè, buonasera. Buonasera. Ieri ho visto il suo film Dance e avrei tantissime domande da farle, però ne farò solo due. La prima che mi ha colpito molto è stata la rappresentazione di questo paesaggio desolato e desolante e volevo un po' chiedere come mai questa scelta di questo paesaggio e che rapporto ha con tutta la storia. La mia seconda domanda è proprio riguarda il pensare questo film molto difficile, perché ci sono stati momenti in cui mi sono sentita un po' a disagio e volevo chiedere quali sono state le difficoltà della produzione e soprattutto della distribuzione, ossia di proporre un film così forte che tratta un tema così tabù nella nostra società al pubblico dei cinema, insomma, europei e internazionali. Grazie. So she saw Tenchi yesterday night. She would have 100 questions, but she would just limit herself to two. So the first one is about the landscape that you show in the film. It's like a very desolate, like a wasteland or something like that. So why did you choose a landscape like that, and what is the relationship with the story of the film? And the second question, maybe I will repeat it if you need it, but she thought during the film that was a very difficult film, a very difficult theme, a taboo theme for our society. She felt, as you were saying also yesterday night, ill at ease in some moments. So how was it to distribute the film and to propose it to the audience in Europe and in the world? So how was it? Mm-hmm. Maybe we should start with the first question. Yep. The desert place, there are several reasons for it. There's of course the reason that this young man is if nobody is watching him, he can more easily do wrong. That's one reason, of course. If we would put this story, it could happen anywhere, of course, but if you put the story in the center of a city, there would be the social survey. And I didn't want to tell that part, we all know that part, like that pedophiles are being yelled at and that, and we know that. I wanted to, again, stay close to the two main characters. But there's also something very important. This young man fights his own nature. And I wanted to show nature. And nature is, it's a very beautiful sentence by Caspar Friedrich. Nature is has no conscience. Nature is. It has no sympathy. It is hard. It's like, in a way, an antithesis of the human being. Human being has a conscience. Human being tries to struggle with nature, and that's exactly, in a way, what this young man does. It would be his nature to follow his urges, but he's a man with a conscience, so he tries to not just do what his nature would tell him to do. That creates also image-wise this beautiful isolation of, like, the nature doesn't give an answer. It remains silent while this young man is having so much questions. It's like it's a sentence from Camus. That's from his Étranger, and that's the writer of the book started with that sentence. So it was in a way very important for me, but also for film. You cannot look away. They cannot escape. Allora, ci sono varie ragioni per questo paesaggio che io, per questi ambienti che io ho scelto, e il motivo principale è che in un paesaggio così desolato, così deserto come quello che c'è nel film, il ragazzo, il protagonista, si trova in una situazione in cui
nessuno lo guarda e quindi è più, in teoria sarebbe più libero di dare sfogo alla sua natura vera. Io non volevo mettere in luce quella che sarebbe se io avessi ambientato il film e messo il mio personaggio dentro una città, una grande città, ci sarebbe stata subito il marchio sociale, il marchio della società, che quindi gli avrebbe messo il marchio del pedofilo, e noi sappiamo già perfettamente quali sono le reazioni a questo tipo di persone, e questo era quello che non volevo, perché lo sappiamo già. Io volevo concentrarmi sul personaggio, volevo stare vicino a lui, e il motivo anche per cui l'ho messo in questo ambiente estremamente naturale è che la natura è, c'è una citazione che lei ha fatto, che è quella che la natura non ha coscienza, la natura semplicemente è, mentre l'uomo ha una coscienza, per cui questo ragazzo, che invece è un essere umano, si ritrova a lottare con la propria natura e da essere umano deve quindi combattere la propria natura, mentre la natura non lo giudica, la natura è quello che è e basta. La natura che lui si ritrova intorno, questa desolazione, sta zitta alle mille domande che lui ha e che cerca di rispondere, ma la natura non risponde a queste domande, perché appunto la natura semplicemente è quello che è e basta. And I forgot to say the distribution wise, yes, yeah. It is we worked a lot on that because we were afraid. It was the beginning of Me Too, and it was rightfully I was happy, but it was no time for perpetrators. It was the time for victims. So I got refused in some festivals, for example, because of that reason. Because it's a very bad subject now. We want other subjects. So I knew it was difficult. But then actually, the people who were yelling at me or saying, wow, how can you make a human portrait of somebody like this, were people who didn't see the film. The people who saw the film, I have personally never got a bad reaction. They actually were all telling me that they had a fixed idea before, and through the film they could at least see that there is possible nuance. Of course, not. We talk about Jonathan. We don't talk about every pedophile in the world. There are monsters. But there are many who are isolated, and because they have to remain silent and can't talk to anyone, they actually will quicker do wrong than when they could talk to someone about it. Okay, I've talked too much. Allora, diciamo che è vero che dal punto di vista della distribuzione effettivamente avevo un po' paura, perché il tema, oggettivamente la tematica, è una tematica molto forte e molto difficile. Oltretutto, il momento in cui io ce l'ho fatto uscire il film, era il momento in cui è cominciato il movimento del Me Too, per fortuna, per carità, però era il momento assolutamente sbagliato per fare uscire un film del genere, perché giustamente era il momento per dare voce alle vittime, non agli aguzzini, in un certo senso. E quindi sono effettivamente, il film è stato rifiutato da vari festival, perché proprio mi hanno detto non è il momento per un tema del genere. E dall'altra parte ci sono le persone che mi hanno criticato dicendo di, ma come cerchi di rendere umano un personaggio del genere, erano persone che non avevano visto il film. Le persone che invece hanno visto il film mi hanno detto che l'hanno trovato interessante perché avevano un'idea preconcetta, mentre in questo caso, senza appunto dare delle giustificazioni effettivamente a un personaggio come quello del film, però si sono resi conto e ho mostrato, sono riuscita a mostrare che ci possono essere delle sfumature, che un personaggio per esempio che si ritrova con degli interrogativi come quelli del personaggio del suo film, un personaggio che può parlare e condividere queste problematiche con qualcuno, sicuramente può essere aiutato e può comportarsi appunto in un certo modo. Se viene lasciato da solo è più facile che, se è isolato, è più facile che possa fare del male. Quindi chi ha visto il film alla fine mi ha detto che è stato aiutato ad avere questa così sensazione che ci possano essere più sfumature rispetto ad un'idea preconcetta.
I think it's what we really think is important, that we see facet of that you don't look at the other person as a stranger, but that you try to understand a little bit, because then you see nuance, and that sometimes we do wrong things, but we're not totally wrong. That's the only thing that interests me. Making only black and white things is wrong. It makes you lazy. We have to think for ourselves. And it's also become a Victorian time, because it is there. Where are the films, you know, in the 70s with like Lolita, like where's like Dead in Venice? Okay, but it's in a way we have all made an evolution, but like a child is a sexual human being. It's not. I mean, when you were young, we all had little sexual games. We didn't know what we were doing, but it's not that. It's all much more complicated than you think. But of course, a man can never touch a youngster. That I don't agree. But it's good to see how complex it all is. Also. E quello che per me è sempre estremamente importante mettere a fuoco e sottolineare è il fatto di mostrare le sfaccettature che ci sono in ogni persona e quanto ogni persona e quanto ogni situazione possa essere complicata. In fin dei conti, se noi guardiamo soltanto le cose in bianco, come bianche o nere, siamo estremamente pigri e non vediamo la verità delle cose. Se ci pensiamo, negli anni 70 ci sono stati dei film come Lolita, per esempio, venivano poi da un libro, e i bambini e i giovani, i ragazzi giovani, sono degli esseri sessuati, non devono essere oggetto di desideri, ma tutti noi, se ci pensiamo, abbiamo fatto da piccoli abbiamo avuto dei piccoli atteggiamenti sessuali senza rendercene conto. Quindi è chiaro che io stigmatizzo e non dirò mai che è giusto che ci sia un adulto che considera oggetto sessuale un bambino, per carità, assolutamente, non è quello che intendo, ci mancherebbe, ma quello che mi interessa è sottolineare che tante volte ci si ferma su un preconcetto, mentre ognuno di noi magari sbaglia in qualche cosa, ma non è mai totalmente bianco o nero, non è mai una cosa totalmente sbagliata, è sempre molto più complessa la situazione di quella che sembra, e se non ce ne rendiamo conto è proprio per pigrizia o perché il mondo mette un timbro su certe cose e non va ad analizzare le cose un po' più a fondo. For example, something very strange happened. There's the most difficult scene of the film where Jonathan is kissing her ear and touching her. She loved it. He was, I remember, he was like white and pale, and he went away because he knew he was crossing a line as an actor. He had difficulties doing that. And she said, "Can we do it again? Can we please do it again?" And she loved it. It's true. Sorry, I do all the talking. Richard, you go. C'è questa situazione, per esempio, strana, che è stranissima, che è successa sul set, che nella scena più difficile del film, che è la scena in cui Jonathan bacia l'orecchio della bambina e la tocca, il ragazzo era pallidissimo, e immediatamente finita la scena è scappato via, rendendosi conto che a livello attoriale lui stava superando un limite che lo metteva a disagio, e la bambina la scena è piaciuta, ha detto possiamo rifarlo. E quindi l'avevano, come dire, percepita e vissuta in maniera completamente diversa. Questa è una cosa che fa parte appunto di questa complessità di cui parlavamo prima. But I want to say this because we had a child psychologist that explained her on her level what this story was about. I want you to tell you that we did not, if not, I would feel abusing her too. So we really took care with that, okay? And the whole family? And the whole family, yes. E
ci tengo a specificare, dopo avervi raccontato questa scena, che noi abbiamo lavorato con i bambini, soprattutto con la bambina più piccola, con uno psicologo infantile che le ha spiegato, quindi con le sue, col suo linguaggio, con le sue parole, che cosa rappresentava il film e che cosa stava facendo. Quindi noi abbiamo lavorato con la bambina e con la sua famiglia e con uno psicologo che seguiva tutta la situazione, quindi nel rispetto totale della, della bambina. Maybe that's because as I think there's a very thin line between us. We say we are the normal people and them, the, who is the criminal, and that's with this film we try to go into the head of Jonathan and to identify that we as a normal person suddenly feel the same as Jonathan feels, and you recognize it a little bit. Yeah. And this line is very, very thin, and we forgot this, I think, because Putin is a really bad guy, we all know, but he's a human being as well, and there's reasons for him. He became like this, or he's doing this, and the difference between him and us is nothing. La cosa da sottolineare anche proprio questo fatto che noi abbiamo la tendenza, quando con personaggi come Jonathan che abbiamo visto nel film, a tirare una linea fra noi e loro, cioè noi siamo le persone normali, loro, le persone come lui, sono quelli anormali. Mentre invece nel film il nostro tentativo è quello di farci entrare nella mente di Jonathan e in quel momento ci rendiamo conto che questa linea fra il normale e l'anormale è estremamente sottile, nel senso che comunque anche Jonathan è un essere umano, ci sono delle ragioni per cui lui è e si comporta in un certo modo, e quindi questa linea di confine fra normalità e anormalità è veramente, veramente molto, molto sottile. C'era un'altra domanda? Non so. Ok, perfetto. Buonasera, volevo chiedere, ho visto il film di oggi, Little Black Spider, volevo chiedere il motivo di questo titolo e poi ho notato che anche in Tench c'è comunque una presenza con gli animali, diciamo poi in Tench nei più pesci, se è una simbologia particolare che vuole significare qualcosa e perché i rami in questo film. E poi la domanda più generale, cioè quali sono i registi, i film che l'hanno più ispirata per i suoi lavori durante la sua carriera? So basically it's like three questions. So he just saw Little Black Spiders and he's curious to know something about this title. And also he saw Tench also, and there are often animals in your films. In Tench there is this fish, in this case the spiders. So why is there are they a symbol or something? So why are there? And another thing is the other question is a more general question. So is it there are directors which are a real inspiration for your precise directors or films? I forgot the first question. Why the reason of the title of Little Black Spiders. Why the title? Yeah. And the animals. It was very long, another title. I'm very bad with titles. it was called Erased. Very long, but then the distributor thought that was too negative, or we fight it a lot. And then there's this song in the film called Little Black Spiders, and it's actually something tiny on the wall, and it hides. I think that's this beautiful shot that Richard made with this little spider. I think that those things came together. It's not really a big reason for that one. With Tench, of course, the fish presents Ali is a little mirror of who Jonathan is. It's like he can never really be free, he's in a bowl like that,
So that is there, and I think many of my characters they're not so good at talking to people, but they feel good with animals, or it's like with the dog in Tench. It's in a way something almost connection. And I've got my it's a connection, and I love animals. I think I understand them sometimes. Or I talk a lot to them. I have three dogs. I talk the whole day. And I tell them my story. I pitch to them before I pitch to people. It's a good audience. And they are always okay. that's a stupid answer. But the other question, I think. Just hold on just a second. I will just translate this one and then. Oh, yeah. Okay. Allora, riguardo al titolo, diciamo che io sono pessima veramente con i titoli. Questo film a lungo si è chiamato Erased, quindi sarebbe cancellato. Poi il produttore in realtà mi ha contestato il titolo perché ha detto che era troppo negativo e non andava bene. E a quel punto, pensando a un altro, diciamo che è venuto un po' per caso, perché nel film c'è una canzone che si chiama Little Black Spiders. E poi comunque il ragno, in questo caso c'è un'immagine appunto dove c'è questo ragno sul muro che è una cosa piccolina che si nasconde ed è un po' i personaggi del film si nascondono, quindi in qualche maniera c'è stata una sorta di chiusura del cerchio e quindi è venuto fuori questo titolo. E, questo è per quanto riguarda anche il ragno nel film, che è con l'animaletto che si nasconde. In Tench il pesce sicuramente è un personaggio più forte, è un personaggio in cui Jonathan, il personaggio principale, in un certo senso si rispecchia, perché anche lui non può essere libero, è chiuso in un acquario, anche lui in un certo senso non può essere libero. E, tra le altre cose, io devo dire che i miei personaggi spesso sono magari non molto bravi ad interagire con gli altri esseri umani, ma interagiscono molto bene con gli animali. Anche Jonathan, per esempio, interagisce molto bene con il cane, e forse sarà anche perché a me piacciono moltissimo gli animali. Io ho tre cani, parlo con loro moltissimo, gli racconto tutte le mie storie, gli faccio il pitching dei film prima di portarli ai produttori, allora in genere piacciono sempre molto, e quindi mi confronto con loro molto spesso. In Tench there's a little red animal, it's a coccinelle, ma je sais pas le nom in English. And it was sitting on my foot while we were shooting all day, because this is not being written. But she was sitting on my feet all day. And I, at some point I started to talk to her and say, you want to be in the film? And then I said to my assistant, you know what, I'm going to put her on the book. Because the girl is wearing a little like this, and there's a coccinelle. So I felt like, let her put her on the book, and he's like talking to her, and she is this little coccinelle in his mind. I said, no, don't do that. We don't have 10 coccinelles. She will fly away, and then, don't do that. But I said, yeah, do it, let's try. And the coccinelle stayed, did the takes after take. She did the whole walk again and again. It's true. Great actor. It was a fantastic actor. And I didn't, in a way, that I believed it's like gifts you get. It's really, you have to allow little coincidences like that. But actually, there's something Richard believes in, because he's a big Antonioni fan, and you should be in the moment. And I was never like that before. I tried to learn and become like that. Go on. Right. about our influences, you can take over now, because it's like directors. Directors, okay. But Antonioni is a director. No, but Antonioni, Kieslowski, especially for me. I don't know why. It's the humanity
he puts in his films. Maybe they are dated. Sometimes I rewatch the film of him, and in a way, sometimes I think, ooh. But still, his most important lesson to me was to understand. Is one of the most important things you can do in a film, to make people understand. Because understanding can be the beginning of forgiving as well. For Tenches, maybe a step too far, but yeah, that's for me was my biggest influence. E allora, intanto, probabilmente avete capito, comunque vi riassumo il piccolo episodio che raccontava sempre sugli animali. Durante le riprese di Tenshu c'è stata una coccinella che un giorno è stata appoggiata sul suo piede per tutte le riprese, e a un certo punto ho cominciato a guardarla, ho cominciato a parlare, ho detto: piccola coccinella, vuoi essere anche tu nel film? E allora ho parlato con la mia assistente, ho cominciato a dirle: beh, potremmo metterla, la mettiamo sul libro, poi dopo la mettiamo nella collanina che ha la bambina. E l'assistente mi ha detto: ma no, ma non ne abbiamo 10, la coccinella vola via, vedrai che vola via subito, dopo come facciamo, bisogna andare a recuperare, chissà. Invece la coccinella, io ho insistito, e la coccinella è stata un'attrice perfetta, abbiamo fatto non so quante riprese con la coccinella, è stata con noi tutto il giorno. Quindi questo era un episodio buffo per raccontare che in realtà probabilmente in certi casi bisogna anche così cogliere un po' i doni e le casualità che capitano sul momento, e quella è una cosa a cui mi ha abituato un po' Richard, a cui Richard è un grande fan di Antonioni, ama molto Antonioni ed è sempre stato molto, segue molto il concetto dello stare sul momento, quindi di prendere quello che c'è nel momento, quindi anche eventualmente la casualità, il dono del momento. Io faccio più fatica, ho cercato di imparare un po', anche se Richard non è tanto convinto di questo, però ha cercato di imparare un po' e quindi prendere i doni che vengono sul momento. E quanto all'ispirazione a livello di registi, Antonioni sicuramente, ma moltissimo da parte appunto di Patrice, Krzysztof Kieslowski. Riguardando alcuni suoi film, adesso forse li trovo un po' datati, però sicuramente quello che è stata una grandissima lezione per me nei suoi film è stata l'umanità che lui mette nei film e nel cercare di capire l'umanità delle persone, e mi ha fatto appunto capire, scusate il gioco di parole, ma capire l'importanza del capire un personaggio, una persona, perché il capire può servire anche a essere l'inizio magari anche per perdonare. In un film per esempio come Tench è chiaro che magari è andato un po' troppo oltre, però capire una persona è un modo per entrare in quella persona e cominciare a capire anche magari a perdonarlo, a capire come è fatta le sue sfaccettature di cui parlavamo prima. Bene, io penso che sia stato veramente un incontro bellissimo, ringrazio molto Patrice e Richard per tutto quello che ci hanno raccontato del loro cinema, spero che anche per voi sia stato utile dopo aver visto i loro film, avere più informazioni sul loro bellissimo modo di lavorare, e grazie mille, grazie davvero. Grazie a voi, Tench came out in the beginning of 20, and it was 2 weeks in the cinema, and then the terrible COVID came, and I've never talked, that's why maybe I talk too much, but I didn't talk much, I never talked to audience, because my film went to festivals, but then it was all through online. Yeah. So thank you so much for inviting me or looking at our films. Thanks. Grazie tante, grazie di averci invitato, e anche è bellissimo avere un contatto finalmente col pubblico, perché il mio film Tench è uscito nel 2020 ed è stato 2 settimane in sala, dopodiché è iniziata la pandemia, e quindi io non ho avuto, anche durante i festival, non ho avuto più la possibilità di avere contatto con il pubblico, perché sì, è andato dopo a dei festival, ma sempre online, quindi questo è proprio veramente il primo momento in cui riesco a confrontarmi di nuovo con delle persone, ed è veramente bellissimo, quindi vi ringrazio per essere qui questa sera e per avere appunto dato importanza e spazio ai miei film. Thank you.